Ok. Questo è il prosciutto di cinta, che è una delle poche rassa rimaste, che è una delle più antiche, che è nel dipinto dei Lorenzetti nel Palazzo Comunale di Siena, che è una razza che vive allo stato brado, mangia solo quello che trova. E la sua caratteristica è che il grasso è quel sapore particolare che gli dà la carne, è molto buono. Fino ad arrivare al salamino di cinghiale, di cinta sempre, cioè sia il salamino che la finocchiona, abbiamo il salamino di cinghiale, le salsicce di cinghiale, questo salame qui che è un salame nel budello naturale, che lo mantiene più fresco e più, gli dà un sapore un po' più particolare, fino ad arrivare al capocollo, sempre di cinta senese, lombo, e poi abbiamo salamini normali di maiale normale, e infine la Sarese, che sarebbe un maiale completo, ed è stato levato la colonna vertebrale e le costole, aperto e messo a stagionare per un anno e mezzo. Capito il taglio? Fino ad arrivare alla soppressata, che è carne, sarebbe la testa del maiale, lessata e messa nella palla di Utah, in modo che viene strizzata e esce fuori tutto il grasso in eccesso. Ok. Poi abbiamo la nostra pasta, che è quella, la nostra forza, che aiutiamo i nostri coltivatori a vendere il grano, visto che non gli danno più niente, e noi gli garantiamo 26 euro al quintale, in modo che noi possiamo macinare il loro grano e vendere la loro pasta. Poi c'è i ricciarelli, una selezione di formaggi, i migliori formaggi della zona, già fatta da pastori veri, dove hanno piccoli produttori ma veri produttori, da questo a 200 pecore e l'altro da 250, sono tutti piccoli produttori.